Sono passati quanti anni? Cos'era? 66? 66, quindi sì, sono 55. No, 56. Più di 50 anni. È veramente un inno. Ma sì, quando lo cantavi, peraltro, in questo documentario molto bello, ripeto, che di Renato De Maria, che viene da stasera su Rai 3, tu racconti che la canzone era stata scritta per Celentano e Celentano. Sì. Fortunatamente per te e forse per tutti noi la rifiutò. Assolutamente per me, fortunatamente, perché lui scelse una canzone bellissima del suo repertorio, che era Il ragazzo della via Gluck, e quindi lasciò libera, nessuno mi può giudicare, e la canzone mi ha cambiato la vita, naturalmente. Ma quando la cantavi, ti percepivi che sarebbe stato anche un inno liberatorio per le donne, per questi giovani? Pre-68, però c'era già, no? Sì. Immagino, nell'aria. Lo percepivi o semplicemente eri una ragazza che aveva voglia di, così, ragazza esuberante, che tirava fuori se stessa attraverso le note con quella grinta che abbiamo visto? Ma diciamo che un po' sì, lo percepivo. Sai, conta molto anche, io sono nata in Emilia e l'Emilia è una regione dove le ragazze, anche i ragazzi, insomma, le ragazze cominciano a studiare ma anche a lavorare presto. Io, per esempio, ho cominciato presto a cantare nelle balere e quindi avevo questo senso di, insomma, di una certa sicurezza, se vuoi, no? Anche un po' sfrontata? Sfrontata forse no, però non intimidita. E da che cosa ti veniva il fatto di non essere intimidita? Allora ero perché forse il fatto che fossi una ragazza ancora giovane, lo sono molto più adesso intimidita di quanto non lo fossi allora, perché si è anche un po' incoscienti, no? Quando si è giovani, e quindi si è, diciamo, più portati a dire quello che pensi, magari non conti fino a 10 e sei molto più così, più sciolta, diciamo. Adesso approfondiamo, però rivediamolo quel Sanremo 66, dove Caterina Caselli arrivò appunto senza nessun timore, questo palco che metteva tutti in soggezione invece lo cavalcò con grande sicurezza. Ma anche perché non avevo niente da perdere. Questa, no? È una cosa molto interessante, infatti lo dici nel documentario. Sì. E vorrei poi sapere se la sensazione di non aver nulla da perdere è una componente del successo. Poi magari non è vero che non ha nulla da perdere, però per avere successo devi avere un po' quella grinta, quel tipo di sensazione. No, diciamo che è molto importante partecipare a una manifestazione come quella, che ti fa entrare in fibrillazione normalmente, perché comunque tu hai questi 3 minuti nei quali tu devi dare il meglio di te. E non sempre, sai, c'è l'ansia della prestazione, no? Che ti... In quel momento, quell'anno, io non ce l'avevo proprio, perché dicevo, vabbè, sono qua, mi diverto. Ero lì solo per cantare bene una canzone che a quel punto lì io la sostenevo, mi piaceva molto e quindi ero forte. Ma funziona così anche nella vita, l'idea di... No, non più, è stato solo quell'anno, poi dopo le cose sono cambiate. Nessuno mi può giudicare, Sanremo. Nessuno mi può giudicare. Qui manca il momento del movimento, sai, cioè, quando a un certo punto il ritmo mi ha portato a fare... Improvvisato, quindi? Un movimento, sì, che io avevo copiato, non so, ma involontariamente, dai Gufi, perché io avevo cantato prima di Sanremo nel 65, avevo cantato all'Intras Club, dove c'era il famoso pianista Intras Jazz, di jazz, e poi c'erano anche questo gruppo di Gufi, e c'era...
questo, uno dei membri dei Gufi straordinario che cantava Sant'Antonio, l'uno è amico, e faceva questo movimento. E io non so, lì mentre cantava, a un certo punto mi è venuto in mente di fare questo gesto, che poi è diventato un gesto molto ripetitivo, insomma un po' distintivo, no, di quel periodo. È stato introiettato. E c'hai già il famoso casco d'oro? C'ho il casco d'oro, sì, e lì era, anche lì è stato un caso, perché io avevo i capelli lunghi più o meno come i tuoi, così, non così ben tenuti come i tuoi. Ma questo è solo merito del parrucchiere, no, vabbè, non solo è merito mio. E comunque mi ricordo che il nostro direttore artistico aveva una moglie che andava dai Vergottini e tra l'altro è il fratello di Guido Crepax, che naturalmente... E tutto si tiene, la Valentina. Esattamente così. Ah. E quindi andai, mi ricordo, dai parrucchieri e dai Vergottini, i quali si misero dietro di me, erano in sette, e mi dissero: non si vergogna di andare in giro così. Io dissi: vabbè, fate di me quello che volete. Cioè ti trovavano un po' vecchia come stile? Un po' anche trasandata, non lo so, insomma, comunque. E allora mi hanno tagliato i capelli, mi hanno decolorati. Quindi avevo i capelli carota, poi mi hanno fatto il colore, poi mi hanno tagliato i capelli, poi sono, mi ricordo che uscì e andai in ufficio, sotto la galleria del corso, e incontrai Gianni Ravera, che non mi riconobbe. E dico: Gianni, ma sono io? E lui mi ha detto: ah, ma non ti avevo... ma sembri la figlia della Caselli, mi ha detto. Che poi eri ragazzina, quindi perché comunque... i capelli corti, sai, comunque... rendono, no, un po' più giovani. Infatti vedi adesso io li porto per togliermi tre. Io invece sono un po' spalle, tipo Sansone e Dalila, no? Per cui se dovessi tagliare no, i capelli belli, devo impazzire. Una sola volta l'ho portati corti, ma mi sentivo scoperto, no, zero. Forse abbiamo bisogno di coprire il viso, no? Invece scoprirlo anche di sicurezza, che forse non sono ancora riuscita a raggiungere. Vabbè, seduta psicanalitica sui capelli, che dicono tanto di noi. L'ultimo Sanremo ha visto tra i tuoi San Giovanni. Sì. Lo vorrei vedere. È arrivato quinto. Sì. L'abbiamo ballato la prima puntata quando siamo rientrati da Sanremo. Lo rivediamo. San Giovanni, e peraltro ha cantato anche con Fiorella Mannoia, Pierangelo Bertoli. Muso duro, sì. Che tu producesti. Io produssi Pierangelo Bertoli nella mia etichetta Ascolto, ed era un artista veramente straordinario, io gli volevo molto bene, poi vabbè, di Sassuolo pure lui, ma soprattutto ero molto, volevo assolutamente aiutarlo, perché trovavo ingiusto che, allora era difficile andare in televisione con Pierangelo Bertoli, cioè non lo voleva quasi nessuno. E io mi ricordo, perché aveva avuto la poliomielite, è stato Costanzo che l'ha preso per la prima volta. Mi ricordo che c'era Paolo Rossi, è stata una puntata bellissima, sì. E quindi tu l'hai prodotto anche, oltre perché era un grande artista, no, anche per un senso di giustizia, un grande artista. Però... dopodiché c'era anche un aspetto, diciamo, una sfida mia, e che trovavo ingiusto che non si potesse lavorare in maniera normale come tutti gli altri artisti. È anche io sono molto tenace, io sono uno strano connubio, sono timida e sono una quercia insieme, sono un ossimoro vivente più o meno. San Giovanni, lo vediamo. Volano farfalle, non sto più nella pelle, ho perso le... me le ritrovi tu da questa notte. No, no, non voglio stare male, dammi due ali per volare. Sei una bocca da daria. Le mani, le mani. Aria. Hai un elastico tra i capelli per tenerci legati. Non ho nulla a parte te che mi faccia respirare. Sei una botta di ossigeno in mezzo all'industria, la vita è un po' tossica, strappi un sorriso. Quando mi guardi con quegli occhi lucidi non sento i limiti nel mio futuro. E non l'ho detto a nessuno, che ho perso la testa e sono un pazzo di te. Beh,
È una delizia. Travolgente. Una delizia assoluta. Sì. E peraltro, siccome questo è soltanto l'elenco degli ultimi Sanremo, artisti prodotti a Sanremo, ma ci sono, c'è Marie Cagliane, Negro Amaro, che poi vedremo, c'è Bocelli, c'è Risa. Dai dei consigli particolari, ad esempio a San Giovanni, cosa gli hai detto prima di mandarlo su quel palco? San Giovanni sa benissimo quello che deve fare. Io sono semplicemente, io sono a latere, diciamo, non voglio neanche tanto essere, come dire, vicino, perché San Giovanni era preparato e quindi quando vanno sul palco devono assolutamente, sanno quello che devono fare. Poi ci sono dei momenti magari un po' difficili, perché comunque c'è una fibrillazione che ti travolge quando c'è una gara così importante, in un festival così importante. Però insomma, io dico una parolina che non si può dire qui prima di... Sì, è una piccola parolina che si usa anche in Francia. Ah, vabbè, ma certo, quella di Cambronne, com'è, no? Merde. Vabbè, lo diciamo in francese più chic. Che poi pare che derivasse dal fatto che, non so se sia vero, che quando c'erano gli spettacoli teatrali, si andava ovviamente in carrozza con i cavalli e quindi i cavalli sporcavano, esatto. Più sporcizia c'era, più gente era arrivata agli spettacoli, giusto? È giusto, così. Giusto, veramente così. Ma come si risponde? Non l'ho mai capito. Niente. Vabbè, si tace. Poi si può anche dire, non so, in bocca al lupo, sai come si dice normalmente, però merda, è stata efficace. La prima volta che mi disse quella parola fu Mina, mi ricordo, a Studio 1, allora con Antonello Falqui. Mi ricordo che la prima volta che cantai Nessuno mi può giudicare, Mina da dietro mi disse merda. E io rimasi un po' così perché non sapevo. E allora vabbè, poi dopo naturalmente è un rito che io faccio naturalmente sempre con tutti i miei artisti. Mina l'hai più sentita? Sì, la sento spessissimo, ci sentiamo. Sì, sì, è sempre molto simpatica, ha la stessa voce. E poi l'ho conosciuta anche molto bene, anche durante il periodo quando non cantavo, un periodo insomma che è durato diversi anni, 5-6 anni, insomma, quando mio figlio era piccolo, e ci vedevamo spesso, perché poi lei era in un periodo in cui era compagna del direttore artistico della CGD, uh-huh. Alfredo Ceruti, e ci vedevamo spessissimo. E io ho visto una cosa straordinaria di Mina, mi ricordo che c'era un autore che lei presentò un brano, che era, adesso non mi ricordo il titolo, ma insomma lei l'ha sentito due volte e ha detto ok, vado di là. È andata di là in studio e l'ha cantata tutta. Così, come se niente fosse. Ha una memoria musicale che fa impressione. Mina ha deciso di scomparire e anche tu, Caterina Caselli, non dai quasi pochissime interviste. Perché hai voluto raccontarti in questo documentario? Cosa ti ha spinto invece a... Ma questo documentario è nato un po'... diciamo, qualcuno ha parlato con Renato De Maria, che peraltro ringrazio moltissimo, perché è stato veramente una grande sorpresa per me. Gli avevano parlato di me e lui mi ha detto ok, vorrei incontrarla. Ci siamo incontrati in ufficio ed è scaturito proprio un'empatia naturale, forse perché lui anche ha vissuto molto a Bologna, non lo so, insomma, comunque mi sono sentita subito molto a mio agio. Rassicurata? E l'ho sentito come se fosse un fratello, insomma, molto, ho avuto fiducia in lui. E lui è stato contento di quell'incontro, per cui abbiamo deciso insomma di cominciare questa avventura, che praticamente mi ha consentito di parlare anche di cose molto personali, che avevo celato per molti anni dentro di me, per una ragione di pudore. È stato utile psicologicamente? Sì, farlo. Lui è stato veramente notevole, perché lui c'era, ma non c'era. Era come se si fosse uno psicologo, insomma. Allora, rivediamo Caterina Caselli parlare del beat, e poi però voglio vedere voi ballare. Samuel. Balliamo tutti quanti assieme. Sì, voi, io che c'entro, vabbè. Teiche e poi contemporaneità. Ovviamente le due cose non saranno, una non sarà all'altezza dell'altra, ma insomma ci proviamo, vai. Tu non fai canzoni yeah yeah? No, io faccio solo beat.
Senti, spiegaci un po' che differenza c'è fra beat e ye ye. Beh, ye ye è un genere così allegro, spensierato, carino, mentre invece che il genere beat è un genere che batte in quattro il tempo ed è un genere che si fa così con la voce arrabbiata. Sì, tutte un'altra cosa. Ecco, allora mi sembra che venga fuori un giovane diverso da quello di un tempo, il giovane beat. Sì, il giovane che si adegua al progresso, si adegua a quello che è la vita attuale. Samuel, l'abbiamo capito il gesto? Dai, dai, regia, andiamo. Musica, andiamo. Caterina, se sbagliamo qualcosa non ci giudicare. No, 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 io sono cremista. Nemmeno tu. Non ci giudicare. Okay. Ragazzi, in posizione, aspetta, no, ci dobbiamo posizionare perché poi qua c'è tutto un giochino. Addirittura? Sì, comunque perché... volevo dire una cosa. Che nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità mi fa male, lo so. Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me. Chi lo sa perché? Ognuno ha il diritto di vivere come può. La verità che fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace e quell'altra no. La verità che fa male, lo so. Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che professionista, c'è solo Samuel e poi c'è la grande Jessica, sì, che tu hai portato a Sanremo quando aveva 13 anni, brava. Che la vediamo. Stavi dicendo? No, stavo dicendo che già parlo di un tempo vorticoso, no? Di un tempo, e non c'erano ancora i social allora, quindi quando adesso, cioè, tutta la comunicazione è super veloce. E che cosa avresti combinato sui social? E non lo so, per adesso combinare? Sai, non ho più l'età per i social. Ho 3 secoli sulle spalle, carissima mia. Io ho 75 anni. Complimenti. Grazie. Complimenti, una ragazzina. Beh, insomma, una volta sì, vedi come una volta anch'io ero una ragazzina. Allora torniamo indietro nel tempo, giusto appunto, da quella bambina che aveva l'argento vivo addosso, sì. E viveva a Magreta. Frazione di Formigine, provincia di Modena. Sì. Che già quando era bambina tua mamma non sapeva come fermarti, ma nemmeno le maestre. No, mia madre non voleva, no, io dicevo io voglio cantare, mia madre diceva no, non ci pensare nemmeno, e allora poi lo dicevo anche agli altri, anche alle mie compagne, così sì, sì, poverina, devi cantare, sì, certo, devi cantare, devi cantare. Poi però a un certo punto andai a scuola, insomma alle superiori, e dietro alla mia scuola c'era una insegna, c'era scritto Maestro Calegari, insegnante di musica e di canto. Allora io andavo a casa da mia madre e dicevo io voglio andare lì, voglio farmi sentire la voce, voglio fare un'audizione. Mia madre dice non ci pensare nemmeno, quello non è un mestiere da donna, quindi tu devi stare a casa, non ci pensare, questi sono grilli per la testa che ti devi... Allora poi ero talmente tenace, talmente insistente che mia zia Ave, che c'è, ecco quella lì, no, nell'altra fotografia, ecco questa. Quella signora lì a destra, la mamma era a sinistra, io sono quella piccolina lì, mia zia Ave mi disse vabbè ma cosa sarà mai, la porto io. E quindi mi portò a fare questa audizione e mi dissero che avevo una voce interessante, però avevo bisogno di educarla, insomma che era un po' come green, tutti, come insomma. Si dice, no? E da lì poi ho cominciato a rompere perché volevo prendere lezioni, poi finì la scuola e mia madre diceva no, non ti do una lira, per cui allora decisi di andare a lavorare, lavoravo in una piccola società dove c'erano due titolari che mi volevano bene, mi avevano accolto come una figlia, devo dire, e loro invece mi incitavano, mi dicevano no, ma tu devi cantare, e io lavoravo con lo stipendio, mi pagavo le lezioni di canto. E quando tua mamma ti ha visto a Sanremo, che cosa ti ha detto?
Allora, mia madre quando mi ha visto Sanremo la prima volta mi ha detto sì, sì, non è male, non è male. Era parca mia madre. Il massimo. Però guarda, mia madre è stata, devo ringraziarla perché non c'è più purtroppo, perché i suoi no mi hanno molto, mi hanno dato tanta forza, mi hanno dato forza di superare anche tanti momenti. E poi i ragazzi che fanno, intraprendono questa attività lo sanno, cioè che non sono tutti rose e fiori, no? Sono dei momenti in cui ti prende anche l'angoscia, pensi, oddio, che cosa faccio, magari... Insomma, ci sono dei momenti certo. In cui rifletti, no? Eppure io ho avuto la forza, la tenacia e grazie anche agli incontri. Come diceva Vinicius de Moraes, la vita è l'arte dell'incontro, no? E io ho avuto degli incontri importanti, bisogna saperli cogliere, bisogna anche essere umili, però anche essere tenaci. Mamma diceva però una cosa, la tenacia vince sempre. E quindi da una parte ti diceva, ti proteggeva forse anche, esatto. Però non è che non ti amava, non ti voleva bene, cioè no, ti riconosceva comunque sì. E ti dava l'indicazione più giusta, cioè ti protegge, però ti dice vai per la tua strada. Questo mi è servito perché mi ha dato forza, mi ha, come si dire, creato, ha dato anche la forza a credere in me. Perché ci sono dei momenti in cui magari le cose non ti vanno bene, no? Hai un attimo di... Però il complimento più bello che ti ha fatto tua mamma qual è stato? Mia madre mi ha detto... No, alla fine quando le cose andarono, insomma, a un certo punto bene, lei era molto contenta. Mi ha detto, immagino, vabbè, orgoglio. Sì, no. Comunque, con il nostro Domenico Marocchi torniamo in quella casa dove c'è per noi tua sorella Liliana. Ah, eccolo. Eccoci qua. Questa è la Laia, come si chiamava? E questa era la casa dove abitavo io, la casa dove sono nata praticamente. E adesso sta appunto nella stessa zona, via Fossa, Magreta. Lei è mia sorella, la vedo da dietro. Eccola là. Ci avviciniamo. Liliana. Serena, Caterina, questa vita è un girotondo che abbraccia tutto il mondo. Il mondo parte da qui, guardate, da quest'aria, da questa casa e da questa donna che la stava ammirando e ricordando. Liliana Caselli con noi, eccola, buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio. Ciao Liliana. Ciao Caterina, ciao. Ciao. Senti, venendo qua praticamente ci sono questi magnifici ricordi, ma momenti che abbiamo vissuto bellissimi. E qui praticamente ricordando questo spazio meraviglioso che adesso col sole, perché oggi c'è una giornata, non dico splendida, ma di più, e abbiamo rivissuto, almeno io ho rivissuto in questo momento. Ci siamo emozionati un po', anche perché qui davanti c'è il prato dove Serena mi ha detto che voi venivate a giocare con i bambini che c'erano anche qui nel borgo, vero Liliana? Sì. Qui c'erano tanti ragazzini perché erano diverse famiglie, e tutti più o meno della stessa età, diciamo tra più piccoli che ero io di 5-6 anni fino ad arrivare a 13-14-15 anni. E tra questi c'era Luisa col suo Didò che era spettacolare e che faceva la guardia a tutti. Quando Caterina se ne andava verso il cancello chiamava la mamma, mamma Caterina è là. Perché il cancello Serena per questi bambini qui nel borgo rappresentava, no, la libertà, praticamente là c'era la strada, c'era il mondo. Certo, questo è proprio ciò che accadeva. E poi c'erano tante altre ragazzine, la Riri per esempio, Caterina se la ricorda benissimo. E poi avevamo sempre i nostri due gemelli che ci facevano i custodi. E adesso arriva la sorpresa, però Liliana, fai vedere a Caterina e a tutta l'Italia questa finestra particolare, perché? Questa è la finestra all'interno della quale c'era la nostra camera da letto, quindi la camera da letto dove io, Caterina, la mamma e il papà trascorrevamo le nostre notti. Perché era una casa qui. Con due stanze. Sì, due stanze. Due stanze. Sì. Siamo nate qua. Sì, una casa non tanto grande che ospitava, oltre che noi, durante la giornata, le magliaie che lavoravano per la mamma o con la mamma. E anche qua c'era fonte di allegria, di uno spirito veramente incredibile. Poi sotto la regia della mamma non sbagliava mai nessuno, nel senso che... Lì c'è, Serena, ho scoperto una chiesetta. Allora ho detto, ma cos'era? Tutta la giornata la passavate in chiesa a pregare? No. Assolutamente no. Era uno spazio che non era a noi
diciamo, non potevamo accedere. Quindi era proprio uno spazio dove c'era molto rigore, molto pudore, molta, diciamo così, riservatezza. Ecco, questo non era il nostro spazio, tutto il resto sì. E poi tu hai evocato quei gemellini che Caterina accudiva perché era la bambina un po' più grande. Sì. Facciamo la sorpresa, gliela fai tu, c'è un gemellino cresciuto. Lodovico è qui con noi ed è stato sicuramente uno dei due giorno. Fratelli, vicino lui come sua sorella Rosalba. Lodovico, c'è Caterina. Ciao Caterina. Ciao. È bello poter parlare ancora con te. E poi è sempre emozionante. Ti ho tenuto in braccio tante volte. I bei ricordi, come diceva la mamma quando ci facevi da babysitter, che venivi a casa da scuola e dicevi: posso fare i giochi con i bimbi? Sì, era la tua gioia quella lì. Devo mandare la pubblicità a 45 secondi, forse 50, chi lo sa, e poi torniamo subito qui, vai. Benissimo. Acquista il nuovo Galaxy S22 entro il 10 marzo 2022 e ricevi Galaxy Buds Pro. Scopri di più su samsung.it/promozioni. Dramma ricrescita! Per fortuna c'è ritocco perfetto di L'Oréal Paris. 3, 2, 1... Ricrescita sparita! Il numero 1 in Italia! Direttamente dalle teche Rai, nessuno mi può giudicare, originale 45 giri, c'è anche 100 giorni tutto nero. Domenico, Liliana, volevo salutarvi, anche l'altro vostro ospite, il gemellino. Ovviamente la domandona è, potevate mai immaginare che quella ragazzina un po' scugnizza, però già un pochino leader di tutto il gruppo, sarebbe diventata non soltanto un'importante, una famosissima cantante, ma anche insomma una manager e una talent scout così importante? Diciamo che sì e no nello stesso tempo, cioè una cosa così, così grande evidentemente non era possibile pensarlo, però certamente di successo sì, perché c'erano tutte le caratteristiche perché lei diventasse una persona molto importante e molto anche ascoltata. Liliana, un po' troppo, dai. È la verità, Caterina, sei splendida in ogni fase, in ogni luogo, sei bravissima, splendida, ottima persona, cosa ci puoi dire di meglio o di peggio? Tu sei veramente il massimo. Wow. Beh, che sorella che ho. Però insomma non è scontato. Anch'io ho una grande sorella. Non è scontato. Una comunque, grande sorella. Comunque lei è stata un po', purtroppo è stata un po' punita da mia madre, perché in realtà lei è perito chimico e lei avrebbe voluto andare al nord d'Europa a fare. E mia madre gli ha detto: sì, ce n'è già una in giro per il mondo, tu invece stai a casa. Per cui io sono un debito molto però, per mia sorella. Però Caterina, io poi mi sono goduta la mamma anche più di te, perché lo sai, una delle due era più vicina ed ero io, quindi un privilegio. Comunque lei è un'imprenditrice, sì, molto brava. Mi sembra di capire che non c'è, che la parola rivalità, che delle volte si rimesta, no? Le rivalità tra sorelle, non c'è. Si vede siamo perfettamente. Siamo due, ci vogliamo bene, molto brave, bene, ci sentiamo brave tutti i giorni. Grazie Liliana. Sì. Grazie, sì. Domenico. Grazie, bravo. A voi, grazie Serena. Presto. Salutateci questa, ciao, bella provincia. Ciao. Questa, ciao, bella provincia. Ciao, sana. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Suo valore più grande. Che dice il suo valore più grande? Simpaticissimo. Lo dico che anche un fan di Caterina voleva chiudere con dica. Che la forza della Caterina è l'umiltà, che è rimasta com'era e per mia madre era la sua idolo.
che carino. Bella cosa, grazie. Bravo Ludovico. Ciao Ludovico, grazie. Grazie, ciao. E nel documentario c'è poi un passaggio molto toccante che tu racconti collegandolo al suicidio di Tenco. Sì. Perché questa è una cosa che capita quando si vive, magari non, che un dolore riemerga a seguito di un dolore omologo. Sì. Si suicida Tenco e tu in quel momento ricordi la perdita di tuo padre che si era tolto la vita quando tu avevi 14 anni. Sì. Allora sì, in effetti io cantavo a Sanremo Il cammino di ogni speranza con Sonia & Cher. E la canzone è difficile, così. Poi eravamo tutti ospiti noi al Savoy, all'Hotel Savoy, e una notte verso le 2 io sentì fuori dalla stanza dei strani rumori, un vocio, insomma passi affrettati, e mi ricordo che non sapevo nulla, ma però c'era qualcosa di anomalo, quindi scesi nella hall e c'era Lucio Dalla con la vestaglia, c'erano tante persone che dicevano ma sta male, non riuscivo a capire. Poi vabbè, abbiamo saputo che insomma lui si suicidò e io per anni quella parola non riuscivo proprio a dirla. Perché suicidio io lo legavo a mio padre. Allora, devi sapere che per anni noi non abbiamo mai parlato di questo, perché mia madre non voleva, si era creato un patto tra di noi, un patto non scritto, ma perché all'epoca, devi sapere che la depressione non era considerata una malattia, non solo, ma c'era... Lo stigma. C'era anche una società che molto dura, cioè non comprendeva molto... il fatto che una persona si potesse suicidare, e quindi si diceva molto semplicemente vabbè, ma ero un matto, magari anche le figlie hanno, capisci, mia madre ci voleva proteggere, per cui lei disse proprio, mi ricordo, noi di questa tragedia non ne parliamo, e io ho tenuto celato questo mio dolore per molto tempo, e grazie a Renato mi sono sentita di svelare questo, e ho aperto quella ferita che avevo celato. Solo così. Ora l'hai aperta? Sì, non, perché sai, c'era anche un po' un senso di pudore, certo. No? Però adesso il pudore non c'è tanto, devo dire la verità, è un po', sono cambiate tante cose. Diciamo si va da un eccesso all'altro, il pudore lo comprendo, è anche vero che poi il dolore comunque vive nell'animo, credo che il dolore comunque ha vissuto nel tuo animo, e tu ricordi questo momento in cui papà ti porta a scuola e ti dice Ciccio studia. Ciccio studia e poi non lo vedo più. Non l'hai visto nemmeno nel cioè no. La bara chiusa, no, non ho voluto, no, non ho voluto vedere, perché sono arrivata a casa, lo racconto nel film, non vorrei dirlo adesso perché comunque... Va bene, ma non è tanto quello, è la cosa che mi... Comunque, sì, la cosa incredibile è che per anni io ho pensato, ma... Perché mio padre aveva, ovviamente ci amava tutte e due, ma... Tutte le volte, insomma, ogni tanto succede nelle famiglie, no? Mio padre e mia madre bisticciavano, certo. Insomma, e allora ogni tanto lui diceva, vabbè, allora io mi prendo Caterina e tu ti tieni lì, sai quelle cose, cioè, orribili. Cioè tu eri la prediletta di papà in qualche modo? Sì, e quindi questo tradimento l'ho vissuto come tale a un certo punto, no? Non lo potevo capire, poi invece ho capito tante cose, ho capito... che questo era un uomo che a 20 anni era stato catapultato in Libia, sai, allora 9 anni in Libia, in Africa, chissà cosa. E, insomma, hanno rovinato la loro gioventù, diciamo, certo. No? Quindi chissà che cosa ha passato questo uomo. Al di là del fatto che la rimozione, diciamo, era oltre che sociale, anche di protezione nei vostri confronti, che c'era uno stigma sul dolore, sulle fragilità, sul dolore psicologico. E, tu l'hai perdonato, papà? Sì. Subito o quando l'hai perdonato? Ma io subito non ero in grado, non dico di perdonarlo, ma
non so, ero rimasta stordita da tutto questo, cioè lo sentivo quasi un tradimento. Poi però è una cosa che mi rammarico ancora adesso, perché so che mio padre andava spesso a trovare un sacerdote, si chiamava Don Giuseppe a Magreta, che probabilmente ha fatto le funzioni di uno psicologo, certo. Immagino. E dopo io non ho avuto la cosa che mi ancora adesso non mi raccapacito, perché non ho avuto l'idea di andare a parlare con Don Giuseppe. Non proprio, però poi la vita mi ha portato a capire tante cose e ti dico di più che da questo dolore io ne ho tratto una forza. E questo volevo fare la mia seconda domanda. Perché volevo, cioè in fondo ho riscattato mio padre. Perché se lo stigma era, se c'è una persona che non sta bene con la testa, anche le figlie lo saranno, tu hai dimostrato a tutto il mondo che non era così. E tutto che il mondo comunque... no, però insomma sì, sì. O meno. E papà Francesco, dovunque sia, sarà sicuramente molto, ma molto fiero Cambiamo di te. Discorso. Un'altra clip, cosa c'è? Perdono, insieme a te non ci sto più. Dai, che io insieme a te non ci sto più è la canzone che io canto sempre quando mi lascio con i fidanzati. Ma non solo tu, non solo dai. Tu. Andiamo. Si muore un po' per poter vivere, questa è una frase geniale, musica sì. Di Paolo Conte. Sì, è musica di Paolo Conte, e Paolo Conte è un genio, secondo me, è un gigante, non solo per le musiche che scrive, ma anche per i testi. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo quando ero... Lo hai anche corteggiato per portarlo nella casa discografica? 2 anni e mezzo, io e Livia Monino, mi ricordo, abbiamo portato anche le violette di Parma, mi ricordo. E comunque l'abbiamo corteggiato, sì, tanto perché lui era, vabbè, lui aveva un contratto con la RCA, però alla fine ci siamo riuscite, devo dire... Lui, tra l'altro, l'avevo anche contattato perché a un certo punto abbiamo... pensato di produrre Patti Pravo e a lui piaceva tantissimo Patti Pravo, mi ricordo che veniva da Asti proprio, noi avevamo un piccolo anfiteatro e lei arrivava dopo essere stata molto tempo in America, era arrivata e lui gli ha scritto 2 canzoni bellissime, che una è Spaccami il cuore e l'altra Come mi vuoi. Cosa stupenda per lei, però poi lei non le ha fatte perché poi aveva altre idee, insomma poi è stato fatto invece un altro brano che aveva dello stesso autore che aveva scritto per una bambola, uh-huh. E ha scritto per una bambola appunto che noi portammo poi a Sanremo. Comunque per tornare su Paolo Conte, lui è davvero un genio, io la prima volta, cioè, i francesi consideravano che fosse un loro artista e questo mi scocciava moltissimo. Certo. Moltissimo. Questo è sempre quel senso di giustizia, no? Di correttezza, di dire sì. Perché loro sì e noi no. Sì, certo. La prima volta che lui si esibì a Parigi, mi ricordo ancora, è stato un successo proprio da stadio. Cioè, era un teatro, ma i ragazzi erano... veramente impazziti per lui, c'era un pubblico molto più giovane. Mi ricordo che poi mio figlio era all'università a Bruxelles e allora ogni tanto quando lui andava poi anche più
più tardi, insomma, all'Olimpia, così. Insomma, lui veniva con i suoi amici e le mie quotazioni erano salite moltissimo con i miei figli. Con me. Tuo figlio Filippo. Sì. E poi, peraltro, insomma, che tu avessi un intuito verso, diciamo, il talento altrui, si vede già quando nel 67, diciamo, diamoci del tu, insieme a Giorgio Gaber, sì, vi presentate reciprocamente. Allora, due talenti, uno era Franco Battiato, sì, no, sì, e l'altro è Francesco Guccini. Vediamo questa clip e poi c'è un'altra clip a sorpresa, vediamo. Okay. One, two, uno, due. Sono morto, però bambino. La gente ride ma è falsa, è come voi. Io non mi fido degli altri, se non sbaglierei. Ho sofferto già, troppe volte ormai. E prima che vi lasciate abbandonare, prima che questa emozione vi abbandoni, vi porto direttamente da Francesco Guccini. Francesco? Ciao Caterina, scusami, ma ho un abbassamento di voce. Comunque dirò con la voce che ho le cose che voglio dire. Pensavo che la curiosità è stata che la prima volta che sono apparso in pubblico nella famosa trasmissione Diamoci del tu degli anni 60, e l'ultima volta che ho cantato in pubblico, credo anche tu l'ultima volta, l'abbiamo fatto assieme, la prima volta in Rai, l'ultima volta al concerto per il terremoto dell'Emilia in Romagna. È una cosa curiosa che la prima e l'ultima volta sia accaduto assieme. La prima volta tu dicesti una cosa per cui poi tu sei vergognato, ma non devi vergognarti, perché era un modenesismo, da modenese di Sassuolo, quale tu sei, sei modenese, dico Mert Battaz, io ti battezzo, e così ti hai detto ti battezzo, e con la simpatia e la spontaneità che da allora una simpatica ragazza che cantava delle belle canzoni, la sofisticata signora che sei adesso, però la tua simpatia, la tua spontaneità non sono diminuite attraverso il tempo. Tanti auguri Caterina, ciao! Io gli voglio un bene. Io ho sempre detto a Francesco, se io potessi scegliermi dei fratelli, avrei scelto lui come fratello, e anche un nostro amico oncologo che si chiama Marco Gasparini, che non è così popolare, ma... Perché Francesco è una persona veramente, cioè, è un, non so, è una persona buona, una persona colta, una persona, un fratello proprio, sai come diceva, vorrei avere un fratello così, ecco. Eh beh, ce l'hai, perché poi la fratellanza è una, io poi ho mia sorella, naturalmente, non, certo, no, nulla, no, toglie a questo, però... La fratellanza è l'unione delle anime, poi te le conquisti nella vita e sono, sì, dei regali del Signore per chi crede. Comunque io mi ricordo benissimo quando con Giorgio, insomma, avevamo questa trasmissione, erano 6 puntate e tutte le volte avevamo degli artisti importantissimi, così. Alla fine io dissi, senti Giorgio, io conosco un ragazzo giovanissimo che è fortissimo, che guarda, scrive in un modo come nessuno,
E lui mi disse, ma anch'io ne ho uno che, anch'io ne ho uno che è interessante. Dico, l'unico difetto è che non è popolare. Dico, vabbè, allora invitiamoli, no? E abbiamo invitato io Francesco e lui Franco Battiato. Avete fatto bene. Ti sposi con Piero Sugar, decidi che non vuoi fare più la cantante perché non vorresti mai passare per quella che canta perché è la moglie del discografico. Esatto. E quindi si apre una nuova fase della tua vita. Possiamo dire altrettanto di successo, se non, se non superiore almeno pari. E facciamo vedere in questo medley, vediamo Giuli Russo, Morandi, Ruggeri Tozzi e Andrea Bocelli. Tre cosette, vai. Bene. Cos'è quel quid che rende un cantante una star? L'unicità. Ma non siamo tutti unici a nostro modo? No, siamo unici perché nessuno di noi, ognuno di noi possa fare qualsiasi mestiere nella vita, è unico al mondo e lo sappiamo. Però è importantissimo l'unicità, cioè essere unici nella propria, con la propria personalità, con la propria voce, con... E questo è il quid, insomma, il famoso fattore X. E ti fidi più sempre del tuo istinto oppure hai delle regole nel riconoscerlo? Allora, il mio quid? Istinto a volte dipende se hai davanti un talento che ti salta addosso, vabbè, come Giuliano dei Negramaro, è la prima volta che l'ho visto. È... Ma lo sai che sta qui? No. Eccolo! No! Eccolo! Giuliano, ciao, bentornato. Ciao Giuliano, sì. Che meraviglia. Signora, ciao. Ma io sono troppo emozionato a essere qui con voi a sentire queste cose che già ho visto nel documentario e ho pianto insieme a Serena, la chiamo signora Caselli da 20 anni, ed è bellissimo questo signora e questo modo di interagire fra di noi. Quasi sì, ci vogliamo molto antico, bene. No? Ci vogliamo tanto bene, ci io rispettiamo proprio, molto. Non è che non le voglio bene, l'amo, io l'adoro proprio. Comunque, ciao a tutti comunque. Ciao. Notare l'understatement di Caterina Caselli che cerca di cambiare argomento mentre le si fanno i complimenti. Giuliano, sì. Certo, sempre. Vero? Mi mettono un po' in imbarazzo. No, Giuliano, devo dire la prima volta che ho incontrato Giuliano, che è venuto in ufficio. E lui si è seduto con la sua chitarra, era lì, ma mi ha cantato, quando dicevo prima, un talento che ti salta addosso, era così intenso con quello che faceva, che diceva, ogni parola era una sottolineatura, era cioè immediatamente si è creato proprio un'empatia tale, per cui non dico vabbè, questo è troppo forte, troppo forte, eravamo veramente tutti innamorati di Giuliano e lui lo sa. Incredibile. È incredibile quel giorno, signora, sono passati esattamente 20 anni, 2022, no. Sono 20 anni dal 2002 no. In cui ci siamo incontrati nel suo studio, c'era Ermanno, c'erano sì. Altri ragazzi di Sugar che sono cresciuti con noi e sono felicissimo, abbiamo fatto delle cose incredibili e ancora ne progettiamo insieme. Sì, sì. La bellezza è la cosa più grande che c'è, che ho con Caterina Caselli,
secondo me il fatto che abbiamo sempre parlato di arte al telefono, di canzoni. Sì. Signora, quante canzoni, quanti successi le ho fatto sentire al telefono? Ma le dai ancora di lei? Ma è l'unica che riesce a riconoscere. Al telefono riconosce un successo. No, no, veramente io ascolto moltissimo. Alla vecchia, come si dice, vero Giuliano? Diciamo alla vecchia, noi andiamo. Senti, ascoltiamo. Ma questa cosa ancora la facciamo. Ascoltiamo, sì. Ascoltiamo mentre tutto scorre. E poi ovviamente è meraviglioso. Tanta roba. Inventato il mare. Pensa che solo in 5 anni loro si esibirono a San Siro, dopo 5 anni del loro debutto. A 3. 5 anni della prima pubblicazione. Dalla prima pubblicazione si esibirono a San Siro. Vedi, Serena, alle spalle c'è quel mentre tutto scorre che ha avuto quella sorte incredibile a Sanremo nel 2005. Adesso è un disco di diamante ed è tutto merito della signora Caselli, perché con lei abbiamo fatto una scelta incredibile in quel momento. Sì, no, è merito di tutti quanti insieme, veramente. Lo dicevo prima che le grandi star... sicuramente lo sono, senza togliere assolutamente nulla, ma c'è comunque una schiera di persone invisibili dietro, certo, di loro, che sicuramente fanno un grande lavoro, ma c'è... e senza il quale probabilmente, non dico che non, però probabilmente tanta luce, così tanta luce per molto tempo che illumina le proprie carriere, forse non ci sarebbero, vero? Ma c'è invece Giuliano? Qualcuno... Senza togliere nulla, perché... Ma cos'hai, un robottino lì accanto al piano, alle tastiere? E questo se lo ricorderà anche la signora Caselli e Sugar, no? Tutti, perché è il robottino del primissimo disco, quello che venne fuori dal... primo contratto, il primo e lunghissimo contratto, perché devi sapere che dopo quell'incontro, sì, musicale con la signora, che è stato incredibile, ed è stato, io avevo il cuore a mille, puoi immaginare, Serena, dove, certo. E quindi ho cantato, sviscerato tutte le canzoni che avevo nel cassetto, in silenzio alla fine ci siamo salutati e la sera già Caterina aveva un contratto incredibile per noi ed eravamo senza parole, aveva già fatto una proposta stupenda per quella che sarebbe stata la nostra storia insieme. E questo è il robottino che era in copertina del primo disco. È cominciato tutto da lì. E ce l'hanno regalato i fans, tipo a San Siro, se non sbaglio, mi portarono questo robottino in latta che noi di cui avevamo soltanto una foto. Invece ci hanno recuperato sia questo che l'altro, che era il verde coniglio, della copertina di Mentre tutto scorre dell'album. Ma gran disco. La gioia di aiutare, insomma, gli artisti ad avere successo, quanto è più profonda della gioia di avere successo in proprio? Ci sono due cose diverse, no? Allora, io rispondo con una risposta che ha dato Tarantino a Monda durante l'ultimo festival qui. Sì. E lui ha chiesto: ma tu sei prima, cioè tu volevi fare l'attore, no? Quindi ti senti più attore o regista? Uh-huh. Con le debite proporzioni, scusate. Non sia mai, ma torniamo sull'understatement, si potesse dire qualcosa. Però lui ha detto una cosa, ha detto: io quando mi sono accorto di fare l'attore, volevo farlo bene, volevo essere veramente... cioè un attore bravo, però mi sono anche accorto nello stesso tempo che mi guardavo intorno e ero interessato a tutto quello che ruotava intorno al cinema, quindi
se adesso vuoi una mia risposta, io ti dico che sono molto, mi sento molto al mio posto nel fare regista. Io non sono una regista, non sono una produttrice, sono una produttrice, sì, diciamo, ma mi sento più che altro editore. Mio suocero diceva una frase che secondo me è stato, come si dice, la parola convince, l'esempio trascina. Mio suocero disse: un bravo editore deve difendere, divulgare, portare ricchezza all'opera dell'autore. Giusto. Ciao Giuliano, grazie per essere stato con noi. Però Serena, scusami, solo una cosa volevo dire. Vai. Solo una cosa, questo è verissimo. Lei è un grande editore, è vero, è una cosa incredibile quello che ha fatto dopo. Però ancora adesso fa delle cose incredibili. Provate a sentire Solo per te, la sua versione nel disco, nell'ultimo, nella raccolta di Caterina Caselli, come ha cantato Solo per te, che è un pezzo difficilissimo, ma a cui lei e io insieme siamo legatissimi, anche perché tra l'altro fu lei a chiamare Paolo Fresu. Auguri a Paolo Fresu che oggi compie gli anni. Auguri. E fu incredibile quel momento. Oggi lei ha ricantato Solo per te meglio di chiunque altro al mondo. No, non grande. Meglio di te. Grazie, grazie davvero. Altri medley di artisti, grazie. Questo grazie, lo voglio mandare a tutti, ciao, i costi, perché c'è la nostra Caterina, ci vediamo stasera. C'è la nostra Jessica, ciao, anche. Ciao. Vai, vediamoli. Stai con me. Che ti ho dato, dimmi, siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella, nella luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, solo di giorni. Ascoltami. Troveremo un senso a noi che non cambiamo più. Silenzi per cena, conoscersi, lasciarsi le mani, non è quello che ci spetta, né buone idee, né baci per strada. Adesso è qui, nostalgico presente. Di quest'ultimo Sanremo, a parte San Giovanni, chi è che ti ha incuriosito? Mi sono piaciuti molto quelli che hanno vinto. Trovo che Mahmood e Blanco, secondo me, è un talento straordinario. Oggi compie 19 anni, oltre a Paolo Fresu. E quindi allora gli facciamo gli auguri. Dopo Blanco, facciamo veramente bravissimo. Poi mi piace come ragazzo, come persona. Lo trovo, cioè, non so, un ragazzo pulito, mi piace molto, devo dire la verità, e anche Mahmood ovviamente. Devo dire che la loro versione di Cielo in una stanza è stata sublime, sublime. Poi mi è piaciuto, ovviamente mi è piaciuto, aiutatemi, ciao ciao. La rappresentante di lista. Poi la canzone che è arrivata quarta. Irama, mi è piaciuto Irama. Ovviamente anche Morandi è stato carino, il duetto, sì, con, insomma, ovviamente, ovvio. E poi mi è piaciuto... Ovviamente mi è piaciuto San Giovanni, certo. Che l'anno scorso mi è piaciuto moltissimo Madame. Che è tua, sempre Madame. Ma poi aspetta, no, ci sono anche altre canzoni. Quest'anno devo dire c'erano tante canzoni livello belle. Livello altissimo. Elisa ti è piaciuta? Moltissimo. Dunque, Elisa, le ho mandato un messaggio l'ultima sera, che più o meno diceva così. Brava, 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 questa non è una novità. Comunque erano bellissimi i primi piani, eri veramente dentro la canzone, insomma è stata brava, non ci può dire altro di Elisa. C'è un talento che invece ti è sfuggito?
che tu magari hai bocciato, sì, e poi dopo hai visto. No, chi? Non ho bocciato, ma mi è sfuggito per stupidaggine, perché ero molto impegnata. Luciano Ligabue. Ah. Perché c'era Angelo Carrara che aveva chiesto un appuntamento. Noi avevamo appena venduto la CGD alla Warner, a Time Warner. E allora c'era un momento, insomma, di grande cambiamento, insomma, nell'azienda, no? E c'era Angelo Carrara che mi aveva chiamato diverse volte per fissare un appuntamento, perché la cosa carina che nessuno sa è che noi nel 78 facemmo un concorso con le radio commerciali, uh-huh, per cercare nuovi talenti. C'era anche Gianmarco Mazzi che si occupava, c'era un altro artista, insomma, diciamo che avevamo fatto questo accordo. E Pierangelo Bertoli mi mandò le due canzoni che aveva scritto Luciano Ligabue, mm, che erano le sue canzoni, sempre nel concorso. Poi vabbè, il concorso, poi naturalmente scegliamo Elisa, certo, da quel concorso, poi che venne per caso, insomma, la sentimmo, diciamo, una sera in anfiteatro ed è stato meraviglioso. Lei a un certo punto fece una canzone sua, poi fece la canzone dei Beatles famosissima, Yesterday, e io dissi fra me e me, ma Yesterday abbiamo sentito tante di quelle versioni, però lei fece Yesterday, era sua, era di Elisa. Per cui anche lì non abbiamo avuto un attimo di ripensamento. Allora, adesso devo mandare la...